campagna. Buonasera. Già ministro nel governo Berlusconi, dicevo, punto primo non è un regalo, punto secondo voi dovreste fare una parola di meno, visto che insomma nessuno è il detentore della purezza. Quello sicuramente sì, però facciamo attenzione perché le due vicende sono differenti, nel senso che nel caso di Verdini ci sono delle responsabilità di un parlamentare di cui questo parlamentare risponderà dinanzi all'autorità giudiziaria. Nel caso Montepaschi di Siena, io capisco che è facile dire strumentalizzate la vicenda perché siamo in campagna elettorale. Facciamo finta che non siamo in campagna elettorale, quindi cerchiamo di usare delle parole, come dire, garbate, per utilizzare un termine caro ai toscani. Quello è un sistema. Cioè, il Monte dei Paschi di Siena, non lo dice Mara Carfagna, ma lo dicono anche giornali di area di centrosinistra, è un sistema di potere su cui il centrosinistra evidentemente negli anni ha costruito un impero. Il fatto che il Monte dei Paschi di Siena sia una propaggine economica, finanziaria del Partito Democratico non è un mistero e tutto parte da un'operazione che puzza, da un'operazione torbida, da un'operazione di cui non si riesce a capire la finalità, le motivazioni su cui sta indagando la magistratura, che è l'acquisto di Antonveneta, pagata ad un valore, per un valore tre volte superiore a quello di capitalizzazione in borsa. Dove sono andati a finire tutti questi soldi? Un'operazione che è stata fatta oltretutto quando la banca era guidata da un manager che prima guidava la fondazione, che negli anni, in 10 anni, ha versato a titolo personale, per carità, ma ci sarebbe evidentemente da riflettere anche su questo, sui guadagni, sui bonus, abbiamo letto di quanto guadagnavano questi signori, ha versato nelle casse del Partito Democratico 700.000 euro. Cioè, voglio dire, il fatto che ci sia un intreccio in questo caso tra una certa politica e la banca Monte dei Paschi di Siena è una cosa assai evidente. Il fatto che questo sia un sistema, come dire, è difficile negarlo, sarebbe, come dire, sleale negare un nesso fra Monte Paschi e Partito Democratico. È diventato presidente dell'ABI, c'era un mondo molto distratto evidentemente in questo paese. Quindi il problema è un problema delle responsabilità, ripeto, che sono siamo i primi. Dice l'onorevole Bindi, non si può parlare di un sistema riconducibile al Partito Democratico, perché tutti hanno le responsabilità, visto che ci sono il vostro esponente del PDL e addirittura anche Gianni Letta. No, mi fa ridere, ripeto quello che ho detto prima, è un tentativo maldestro, capisco l'imbarazzo, ma è un tentativo maldestro per coprire delle responsabilità che sono evidenti. Il fatto che sia un sistema lo dimostra il fatto che le porte della fondazione, della banca, del comune sono state in un certo senso utilizzate come porte girevoli, no? Cioè uscivano dirigenti dalla fondazione, andavano a dirigere la banca, poi andavano al comune, poi ritornavano. Il problema poi è anche la differenza che c'è tra questa fondazione, quindi la banca, e le altre fondazioni, perché in questo caso parliamo di operazioni fatte ai danni di milioni di risparmiatori italiani, operazioni assolutamente opache, operazioni spregiudicate, questa con delle plusvalenze che noi vorremmo capire dove sono andate a finire. Allora, non si tratta solo di Mussari, si tratta anche, per esempio, mi viene un nome, un certo De Bustis, uomo talmente vicino a D'Alema da aver fatto un comizio con lui. Cioè, voglio dire, non prendiamoci in giro, adesso va bene tutto, non strumentalizziamo in campagna elettorale, sono d'accordo, non bisogna cavalcare, però negare l'evidenza, come dire, vediamo, sembra le veramente una sfida per noi a sera, vediamo. Io sto ascoltando questa discussione che, voglio dire, su una vicenda, come dice la procura, inquietante. Un'osservazione, e lascio la parola al direttore Belpietro, a parti inverse, cioè con il PDL al posto del PD, probabilmente sarebbero venuti i caschi blu dell'ONU a prelevarci. No, vorrei spiegare due cose. Peccato che la storia così. Onorevole Carfagna, no, su questo punto di Monti, che è piuttosto insidioso per voi, oltre che per Bersani. Ma non mi sembra onestamente che i numeri dei sondaggisti siano numeri da capogiro.
È vero che l'operazione Monti è un'operazione nata da poco più di un mese, ma parliamo di un Presidente del Consiglio che è stato accolto in trionfo dall'opinione pubblica, dai media, dalla oggi stampa. Oggi Berlusconi ha fatto autocritica, che dicendo Dio ci ha imbrogliato a tutti, ci abbiamo creduto. Del 90% del consenso parlamentare, che sembrava il salvatore della patria. Quindi, come dire, sono numeri su cui probabilmente anche lui si starà interrogando, ma al di là di questo continuo a percepire, a parte bizzarro Bersani che prima chiede la desistenza in Groia e poi chiede a oggi Monti, la chiesta è fatta a Monti in Lombardia, sì, di riflettere in Lombardia, ha detto mettiamoci d'accordo perché sennò vince Berlusconi. È una cosa veramente assai bizzarra, ma come dire, trovo più bizzarro il fatto che ci siano qui due esponenti, uno del PD e uno della lista Monti, che parlano così in codice, ma ormai è abbastanza chiaro che è abbastanza chiaro. No, perché la Bindi parla di un dialogo, c'è scritto anche nel programma assai fumoso, devo dire la verità, del PD, ma su questo c'è scritto del dialogo, collaborazione con le forze di Monti, eccetera, eccetera. Allora bisognerebbe probabilmente che Romano e Bindi dicessero una parola chiara nei confronti del loro elettorato, per lealtà nei confronti del loro elettorato, perché magari c'è chi vota per la lista Monti proprio per evitare di trovarsi un governo avendo la Bersani e poi assiste invece, come dire, ad una trasformazione genetica del suo voto e si trova un governo di sinistra centro, così come gli elettori del PD votano Bersani per non trovarsi un inciucio con il centro e poi alla fine trovano un bel governone formato da Vendola, Bersani e Monti, che, come dire, ricorda alcuni governi che un po' oltre i limiti della pubblicità per le spese personali più stravagante, cioè, ma come gli può venire in mente a tutti quanti? Quale interpretazione si dà di queste norme? Insomma? Lei che dice? È scandaloso, è vergognoso e ovviamente il mio giudizio riguarda tutti, non c'è colore politico che tenga. E la politica ha scritto veramente una bruttissima pagina. E credo che anche le parole di Bagnasco ieri in questo debbano servirci da monito, quando dice che la politica deve smettere di essere uno strumento indecoroso, aggiungerei, per tendere ad un arricchimento personale. Cioè bisogna veramente ritornare a fare politica con una concezione diversa, cioè con spirito di servizio anziché la volontà di arricchirsi. Non ha mai e cavalcato il populismo. Il direttore di un giornale. No, io capisco che sia indifendibile quello che è capitato. Indifendibile quello che è successo e lei non abbia parole. Questo lo capisco. Ma su questo non c'entra essere direttore di giornale, parlamentare, cittadino comune. Credo che anche i cittadini comuni la pensino esattamente come il direttore Belpietro. Allora, vediamo. La pensino esattamente come lui, cioè il fatto che ci sia dei signori dirigenti dell'MPS e della fondazione che hanno versato soldi per un ammontare pari a 2 milioni di euro nelle casse del PD, non mi sembra che, voglio dire, sia una cosa normale. Voi siete dentro un partito dove c'è uno solo che paga, quindi capisco perfettamente. Capisco che questa logica non rientra. Siete in un partito dove paga uno solo e paga tutti. No, guardi, su questo si sbaglia. Penso proprio di no. Capisco che Berlusconi è la sua ossessione. Penso proprio di però no. Se vuole ci metto una buona parte. Comunque c'è stasera un'associazione. Infine, terzo punto, ci costerebbe molto di più di smettere quei contratti di quanto ci costa l'impegno di 15 miliardi appunto spalmabili in 20 anni. Ma per usare le parole della Bindi, sicuramente è utile fare un supplemento di riflessione, come dice lei, sul tema della razionalizzazione delle spese militari. Il problema è che è chiaro che questo argomento, proprio perché dovrebbe indurre a un supplemento di riflessione, non è un argomento da campagna elettorale, perché la riflessione non la fa certo in campagna elettorale. Quindi è chiaro che anche io considero le parole di Bersani non tanto uno scivolone, non solo uno scivolone, ma assolutamente strumentali, evidentemente per solleticare la pancia di quell'elettorato di estrema sinistra che, l'abbiamo visto prima dai sondaggi, in queste settimane di campagna elettorale probabilmente risponde male. Quindi oltretutto anche io ritengo che le politiche di
difesa rientrino in una logica sovranazionale, europea e globale, e che quindi in tale contesto debbano essere inserite, considerando poi anche le ricadute, come abbiamo visto, dal servizio occupazionali in un paese che nell'ultimo anno ha visto il tasso di disoccupazione schizzare di oltre 3 punti percentuali. Quindi ci sono un po' di cose da valutare, non sono queste certo valutazioni da fare in campagna elettorale, è chiaro che queste uscite sono assolutamente strumentali. Insomma, dipende come si vuol fare la campagna elettorale, noi siamo abituati a riflettere, a far riflettere gli elettori, sì, anche in campagna elettorale, non a fare propaganda, certo. Quindi prima ha posto un problema e mi sembra che lo abbia posto in maniera molto seria. Dopodiché, siccome, come ha detto Romano, devono stare zitta Fassina e Vendola, evidentemente parla Bersani, che vi devo dire. Ma allora, interpreta l'unità di centro-sinistra. Sì. Bene, in chiusura, prima di una... Vengono dagli enti locali le nomine, in quel caso lì. Quindi per cortesia... Enti locali governati dal partito di cui lei è presidente, però. Non so lei, onorevole Carfagna. Io non mi sono mai interessata di queste vicende. Non me ne sono mai occupata. Sì, ma infatti nessuno le attribuisce responsabilità dirette e personali, ma in qualità di presidente del Partito Democratico. Lei avrebbe il dovere di dire una parola chiara, perché se Bersani da un lato ci sbrana dimostrando la sua, come dire, irritazione e anche probabilmente il suo imbarazzo, lei invece dice io non c'entro niente. Siccome io non come sono, dire, siccome io non sono, cioè, non è corretto nei confronti dei cittadini italiani dei risparmiatori, nei confronti degli azionisti. Vediamo quando ha finito in audizione con il ministro dell'economia, una cosa vergognosa. Adesso cose, è arrivata prediche. Anche qui, adesso avremo questa velina per tutta la campagna elettorale, evidentemente. Loro i sondaggisti hanno detto anche che funziona. Quindi mi immagino che questo sarà gli italiani in questa campagna elettorale. Anziché sentir parlare dei disastri combinati dal governo Berlusconi, che ha portato in fallimento non una banca, ma il paese, sentiranno questa bieca propaganda sciacallaggine pura dai responsabili. I consumi crescevano, allora, siccome noi crediamo, ma di che finita la poesia, finita? Viva nel suo mondo, si è felice di vivere nel suo mondo. Finita la poesia, onorevole Carfagna, lasci concludere. C'è un'altra strofa? Possiamo interloquire? Se c'è un'altra strofa, Micheto, altrimenti provo a fare qualche ragionamento. Vada, tranquillo. E si è sempre rifiutato il ministro Tremonti di mettere delle regole e delle restrizioni. Perché auspichiamo che la commissione d'inchiesta faccia chiarezza su tutta la finanza creativa, le malefatte, le responsabilità di un governo che ha portato al fallimento l'Italia. Quello è stata commissariata dall'Europa, dalla lettera della BCE, che ha messo l'Italia in ginocchio, onorevole Carfagna. Questa è la verità. Ma gliela lasciamo questa fare. È la verità. No, il governo Monti è venuto perché c'era qualcuno che faceva una passeggiata. Si raffiguri la realtà che vuole, i cittadini italiani per fortuna sono svegli.